La domanda è: quanti sono gli animali in circolazione nel nostro paese? Quanti sono pericolosi? E quanti di questi possiamo considerare fedeli? Meglio la vecchia balena bianca dello squalo Sbardella e il cavallo di razza Fanfani o le giovani sardine dei Bella Ciao di oggi? Quanti animali ci sono tra i parlamentari e quanti animali si possono considerare onorevoli? Il Parlamento sembra la fattoria degli animali di George Orwell. In tanti anni di onorata Repubblica, dentro Montecitorio, abbiamo visto sfilare cinghialoni, asinelli, gufi, giaguari, conigli mannari, pitonesse e caimani. Oggi Salvini e Renzi hanno la bestia sui social. Insomma, uno zoo votato dagli italiani. E se Romano Prodi veniva chiamato Mortadella, che in fondo è un maiale morto, l'onorevole Brambilla si è superata. In Parlamento ci va direttamente col suino vivo al guinzaglio. Questo per dimostrare che del porco non si butta via niente, neanche una candidatura. Signori, l'onorevole Michela Brambilla, là. Start spreading the news. I have a lot of nice memories of New York City since I was a boy. Most of my work has been live here in New York. Brand new song for you. Ciao, mamma zio. Mia! Ciao. C'è un piccolo maialino che entra nel nostro Ciao studio. Tutti. Quindi adesso i maialini sono due con Malgioglio. Prego, si accomodi. Allora, questo è uno dei due maialini, signora Brambilla, che lei ha nella sua fattoria degli animali, no? Una si chiama Anna, l'altra si chiama? No, le mie si chiamano Anna ed Elsa in omaggio alle principesse di Frozen, perché le ha battezzate mia figlia. Certo. Lui invece si chiama Pumba ed Pumba. È il maialino di una mia amica, protagonista di una delle prime puntate della mia trasmissione Dalla parte degli animali, che ricomincia il 12 gennaio su Rete4. Certo. Ogni domenica alle 10:50. Vabbè, facciamo la pubblicità. Mi sono fatta il promo. Vabbè, si è fatta il promo Mi in diretta. Fatta il promo. Dai, si è fatta il promo in diretta. Rete4 su Rete4. Allora, noi abbiamo appena parlato del maiale e abbiamo però prima del maiale enunciato tantissimi animali che attraversano la politica italiana. Le ultime in ordine di apparizione sono le sardine, ma proprio il maiale è un oggetto in questo momento che sta spaccando la destra italiana, perché lei difende i diritti del maiale andando per Montecitorio e sensibilizzare l'opinione pubblica. Una sua collega, l'onorevole Bernini, invece difende i produttori di maiale, cioè quelli che li prendono e li sgozzano. Facciamo vedere un attimo la fotografia della Bernini, eccola qua. La Bernini dice: nasce, cresce e poi Orgoglio Italiano diventa un salame. Quindi stiamo dividendo il paese sul maiale. Cosa risponde alla Bernini innanzitutto? Ma io mi rivolgo a chi ci sta guardando in questo momento in televisione. Ma vedete così tanta differenza tra questo maialino dolcissimo e il cagnolino che avete in braccio sul divano mentre guardate questa bellissima trasmissione? Io non credo. Ma il cane però non si mangia, tranne in alcuni paesi del mondo. Guardi, io non il maiale mangio. Invece purtroppo non si butta via niente. No, ma guardi... Premesso che io non mangio i miei fratelli e sempre di più sono le persone che in Italia rispettano la vita di tutti gli altri esseri viventi. Detto questo, è ora di accendere seriamente i riflettori sulle condizioni di vita degli animali che vengono allevati per finire, purtroppo, come dice lei, sulle tavole degli italiani. Ed è il motivo per cui io ho portato questo maialino meraviglioso Dior, si chiama a Montecitorio, proprio per presentare la mia proposta di legge, che non è che vieta la macellazione dei maiali, io mi auguro e spero che la gente cambi abitudini alimentari, ma impone di migliorare le loro condizioni di vita, perché se poi quanto sopraggiunge la morte per loro deve essere una liberazione, non va bene. Cioè, rispettare i diritti di tutti gli altri esseri viventi, e questo noi siamo avvocati degli animali. Ecco, volevo chiedere al direttore, ma perché il maiale più di tutti gli altri animali viene utilizzato anche come offesa? Sei un porco, sei una maiala? Perché proprio il maiale e non un altro essere umano? Perché è l'animale che assomiglia di più all'uomo e alla donna. Il maiale? Sì. Ok, assomiglia a noi? Assomiglia a noi, tant'è vero che il cuore, per esempio, di un maiale si adatterebbe anche a un al nostro. Uomo. Questo, ma poi... No, questo no. Però non lo dico io, insomma. Lo sì, lo dicono tutti. Ma è vero, lei ha più di 40 cani nella sua fattoria degli animali. Però dice, vabbè, poi altri animali, non stiamo a elencarli tutti perché sennò ci vorrebbe qui lo zoo. Però lei dice che il maiale è più intelligente del cane. Come fa a dimostrarcelo, scusi? No.
Allora, io dico che il maiale è un animale assolutamente uguale al cagnolino, al gattino, agli altri. Ma fa la guardia al maiale? Sono, ma sai che io sono riuscita con le mie maialine ad addestrarle, fanno il seduto, il resto, proprio come addestri un cagnolino, ma basta andare sulla mia pagina Instagram per vedere i filmati dove queste maialine si comportano come cagnolini. Dopodiché sono animali pulitissimi, il detto al quale lei faceva cenno prima è veramente sbagliatissimo. Certo che se l'uomo obbliga un maiale, questo scusi, ci tengo a dirlo, in una gabbia, pensi la scrofa in allattamento con i maialini, è obbligata in una gabbia dove è fasciata, può coricarsi solo su un lato e quando lo fa schiaccia a metà di questi poveri maialini, le nascono i cuccioli, nemmeno riesce a dargli un bacino e a guardarli. E poi è chiaro che quel maiale è sporco, non ha nemmeno lo spazio vitale, ma detto questo, io credo che in troppi casi l'uomo si riveli davvero come la bestia peggiore che ci sia. Bene, mi sembra interessante. Vogliamo vedere, intanto c'è il nostro maiale che si chiama Deco, che è il diminutivo di decoder, perché il maiale non solo è come l'uomo, ma è come la televisione, non si butta via niente. Eccolo là che passa. Ma vogliamo vedere qualche immagine al volo di lei con il maiale al guinzaglio a Montecitorio? Prego dalla regia, là. Bene, speriamo che questa sua mossa, anche così di marketing, aiuti il maiale a vivere una vita, diciamo, più intensa. Ma io posso dirle, volevo proprio far vedere a tutti che non si tratta del panino al prosciutto che si mangiano al bar, ma di una bellissima e dolcissima creatura, un piccolino, scusi, non riesco a resistere da fare le coccole. Ma lui lo mangia il maiale? Lei lo mangia il maiale? Io non mangio carne. Non mangia carne? È vegetariano? Ma non per motivi ideologici, non mi piace la carne. Non le piace la carne, ho capito. Comunque, ma il direttore ha dedicato a quel maiale che lei ha mandato in onda una bellissima pagina sul suo giornale. Titolandola come? Grande animalista. Maiale bollente? No, difendiamo i maialini d'allevamento. Questa è buona, eh? No. È un grande animalista il direttore. Lo so, tra l'altro le ha regalato pure un mulo che ha salvato non so bene dove. Non un mulo, un asino. Che si chiama Ugo? Ugo, sì. E dove l'aveva trovato, scusi? Alla festa dell'unità. L'asino? Sì, lo volevano mangiare. Era un tesserato? No. No, no, non tocchi i comunisti. No, guai. Non tocchi i comunisti. Però lo volevano fare, farne uno stufato. Perché si mangiavano l'asino? Usava così. E lei l'ha salvato dallo stufato? No, allora ho saputo di questo sacrificio imminente, ho mandato un mio cronista sveglio e animalista, gli ho detto tu vai lì, ti do un po' di euro e lo compriamo. E l'abbiamo comperato, pagandolo molto più del suo valore. Dopodiché l'avete salvato? No, dopodiché io mi sono trovato con l'asino e siccome ne avevo già uno non sapevo dove metterlo, no? E l'abbiamo allora, rifilato, no, allora mi è venuto in mente che era il suo compleanno, non volevo mandarle i soliti fiori orrendi eccetera, e le ho mandato l'asino e lei lo ha accolto con grande amore. C'è ancora, sta benone ed è un po' furbacchiotto. È stupendo, devo dire che è un Latin lover pazzesco, però io non so, visto che il direttore qui si occupa anche della posta del cuore. Ma cosa dà da mangiare continuamente al maiale che insomma. Ma no, non sta mangiando, ma fa rumori, è la sua voce, scusa. Questa è la sua voce. È la sua vocina. È la sua voce, e sta partecipando alla sua trasmissione. Sì, vorrebbe. Mettiamogli un microfono anche. Guardi com'è dolce, poi vede, gli piacciono i grattini. Comunque stavo dicendo che gli animali sono anche, come dire, amici dei politici e sono anche utili qualche volta per creare una tendenza che poi si trasforma in voti e consensi. Possiamo vedere la foto della signora con gli agnelli, che non sono quelli della Fiat, ma sono questi. Ecco qua, quello a fianco, quel bambino, è il cavalier Berlusconi. Guardate che immagine dolce che abbiamo trovato del cavaliere. Bella. E della signora Brambilla. Ecco, ma Berlusconi ama veramente gli animali o è propaganda secondo lei? No, Berlusconi è impazzito per gli animali, è veramente un grande amante degli animali. Quella foto non è stata scattata con un fotografo, posata, eccetera, ma in un giorno in cui eravamo sotto Pasqua, io
ero lì con lui ad Arcore, gli ho detto guarda, devo salutarti, devo andare a salvare i miei soliti agnellini perché stanno passando i greggi, io salvo i maschietti perché sennò si sa come finiscono. E lui si è buttato. E lui mi ha detto ma no, ma portane 5 o 6 anche a me, che ma poverini. Pensava forse agli agnelli di Torino. No, 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 no. E quando Lapo, io glieli ho portati, no. Andrea, pensava loro. E quando io glieli ho portati e lui mi ha visto col biberon che stavo dandogli da mangiare perché avevano tutti i cordoni umbilicali attaccato, ha lasciato la riunione che aveva con Fedele Confalonieri, ho detto no, no, aspetta, gli do da mangiare io, ho iniziato a dargli il biberon. A quel punto mi è scattata la... così, ho detto vabbè, questa è la campagna animalista più riuscita che potrei fare, quindi mi sono messa a filmarlo, fotografarlo, e questa foto ha fatto il giro del mondo. Questa foto è veramente strepitosa. E quando si parla di foto non si può non parlare del The King of the Photo. Siamo collegati con la casa di Alfonso Signorini. Alfonso, dove sei? Buonasera, buonasera Piero. Alfonso Signorini, ciao. Buonasera a tutti. Allora, vedo che sei accompagnato dal tuo fido gatto, dopo ne dal parleremo. Dal mio Teo, sì, assolutamente. Visto che tu sei molto vicino alla famiglia Berlusconi da tanti anni, volevo chiedere anche a te qualcosa a proposito di Berlusconi e la sua scelta animalista. È tutto vero o c'è qualcosa che non sappiamo? Ma senti, innanzitutto per onore di verità occorre dire, e la Brambilla lo sa molto bene, che gli animali portano voti, perché comunque la maggior parte degli italiani sono molto sensibili all'argomento animali, tanti milioni di italiani convivono con amici a quattro zampe, quindi avere un politico che è affettuoso e dimostra anche di amare gli animali è sicuramente, per chi fa politica, una bella presentazione, una bella carta d'identità. Ciò non toglie che è vero, Berlusconi, da quando Vittoria le ha regalato Dudù, è diventato pazzo, perché lui i cani li ha sempre avuti, però li teneva fuori da Villa San Martino dove abita, cioè ci faceva la corsa insieme, andavano a fare jogging. Da quando la Brambilla gli ha regalato Dudù, che adesso è diventato padre di Peter, il secondo cane da cui Silvio non si separa mai neanche a dormire, è impazzito, diciamo, e quindi lo seguono 24 ore su 24, hai capito? Ho capito. E poi capito. Voglio ricordare che Arcore non è soltanto la dimora di ben 10 cani divisi tra Arcore e Villa Santa Maria dove vive la Pascale, ma anche di daini, di galline, di pecore, di capre. Sì, sì, un altro zoo, diciamo, a cielo aperto, come la casa della signora Brambilla. A me dicono sempre, ma possibile, lei ama più gli animali delle persone, no? E io dico, no, bisogna amare sia gli animali che le persone, solo che le persone te lo rendono molto più difficile. Questa è la grande differenza. Io vorrei chiedere invece ad Alfonso una cosa. I gatti, come i cani, sono molto fedeli. Il gatto è un po' più selvatico, però ormai in casa è come un fratello. Tra l'altro la signora c'ha una proposta di legge per infilare nello stato di famiglia gli animali come i figli. Perché forse è un po' troppo. Ma no, Piero, sono membri delle nostre famiglie. I nostri cani, i nostri gatti, questo maialino dolcissimo per la sua mamma, sono membri delle nostre famiglie. Come tali devono essere tutelati e noi proprietari di animali dobbiamo vedere riconosciute le nostre istanze anche da uno stato che deve esserci vicino, non solo per tassarci. Va bene, teniamo a mente anche questa proposta. Gli animali sono fedeli, ma sono più fedeli dei politici, perché secondo un'indagine, glielo faccio a lei che è onorevole, da quando si è insediato il governo PD 5 Stelle, ogni mese almeno 18 politici onorevoli parlamentari cambiano casacca. Allora vorrei chiedere intanto a Signorini se questa fedeltà è veramente un po' ridicola, un po' relativa, oppure no? L'infedeltà non è solo relativa a questo governo, ma in tutti i governi che noi ricordiamo ci sono stati tanti volta Gabbana. A 18 al mese. Sì, 18 vabbè, al mese, se facciamo il calcolo sono tantissimi quelli che passano di qua e là. Le dirò, guardi Chiambretti, che più che volta Gabbana io vedo in Parlamento, in questo governo, tantissime capre, per dirla con sgarbi. Perché ci sono ogni giorno talmente tanti strafalcioni che fanno impallidire, ha capito? Vuole che gliene elenchi qualcuno, perché mi sono divertito a raccoglierne, a farne uno zibaldone. Prego.
Allora, per esempio, Giacchetti, che su Twitter ha mostrato il suo irritamento per non essere stato eletto segretario del Partito Democratico. Irritamento. Poi vogliamo parlare, che ne so, di Di Maio che plaude i cittadini e non ai cittadini, ignorando l'uso intransitivo del verbo plaudere. Vogliamo parlare di Di Battista che dice che Napoleone ha combattuto ad Auschwitz e non ad Austerlitz, e se vuole posso continuare. Può bastare. Basta, vi prego. Mandiamoli a scuola. Vorrei sentire ancora Feltri sui cosiddetti Volta Gabbana. Qual è il suo pensiero? Nella scorsa legislatura chi cambiò casacca era un plotone, cioè di più di un plotone, mi pare 380-384, sì. Quindi praticamente era una maggioranza, sì. Quindi l'hanno fatto sempre, lo fanno ancora, ma d'altronde la Costituzione lo prevede, non c'è il vincolo di mandato, quindi è inutile arrabbiarsi per le cose che noi abbiamo messo nella Costituzione e poi diciamo che è la Costituzione più bella del mondo. Cambiamola sta Costituzione, bene, facciamola diventare brutta. Cambiamo la Costituzione e la proposta alla fine di questo primo blocco della trasmissione. Però ancora lei mi deve dire una cosa, cara Brambilla. Lei dice che non mangia più la carne da quando ha scoperto come viene cucinata la porchetta. Come viene cucinata la porchetta? No, ovviamente non lui come... non deve sentire. Chiudiamogli le orecchie. No. Grugnisce che è un piacere, eh? Grugnisce che è un piacere. Prego. No, non come viene cucinata, perché io starei male se vedessi questo. No, io ho scoperto cos'era la porchetta, perché andavo tutti i giorni, ero una ragazza. Guardi, non guardi di là, non guardi di là. Infatti io non guardi neanche di qua, guardi dritto. Guardi, non ho gli occhiali, quindi non vedo nulla, non ce la possiamo fare. Io andavo tutti i giorni a coccolare questi maialini che erano nati vicino a casa mia da un contadino che li vendeva al macellaio, ma non... ne ero abbastanza ignara. E un giorno, dopo che loro avevano raggiunto l'età per cui si vendono per fare la porchetta, che ho scoperto essere questa cosa terribile per cui la gente mangia i cuccioli, no? E che quello è inaccettabile, ero lì nel momento in cui è venuto il macellaio a portare via i maialini alla loro mamma. E ero una ragazzina, quindi non ho avuto la forza di reagire, sono rimasta impietrita, oggi lo impedirei. Ma questa povera mamma che si è vista portare via i sette piccolini, basta, che io ho detto, si fermi, ma non mai. Si fermi, si fermi, la prego, mai. La prego. E le dico una cosa, Chiambretti, io quando ero piccolina pensavo di essere nata per salvare tutti gli animali della terra. Ora, tutti gli animali della terra non ci riuscirò, però le assicuro che già un bel po' ne ho salvato. La chiameremo Noè, la chiameremo Noè. Ecco, Alfonso, un'ultima battuta, poi chiudiamo. Sì. Se ti danno del maiale, tu ti offendi? Lei è un maiale? Assolutamente no, sono un maiale. Bene, allora lo chiedo anche essere. A Feltri. E lasciami, lasciami dire che mangio tranquillamente il prosciutto e sono ben contento di mangiarmelo. Va bene, lei, se le dico, Feltri, lei è un porco, lei cosa mi risponde? Porco mi piace di più di maiale. Ma più porco? Porco, sei un porco. E allora chiediamo... Quante volte me l'hanno detto? Chiediamo l'ultimo. Io però non posso dirlo, No, lei no. Ma Giorgio, lei è una porca? Beh, quando me lo dice lei, sì. Bene, ok. Comunque, uno che è felicissimo e Tinto Brass, che dice mi piace quando mi danno del maiale, perché i maiali quando fanno l'amore lo fanno con più gusto. E con questo non posso che chiudere con un regalo che le fa la nostra redazione. Un diamante di 20 carati. Questo, là. Dai!